Questo è stato complicato da mettere. Ciao! Oggi rispondo a 5 domande che sicuramente vi sarete fatti nella vostra vita a tema medico, ma a cui non avete mai dato risposta. Prima di iniziare, mettete mi piace e iscrivetevi al canale, mi aiuta a laurearmi in tempo ed è statisticamente provato che non vi renda ciechi. Ne parliamo dopo di questo. Quali gruppi sanguigni esistono? Principalmente sono A, B, AB e 0. Ogni persona appartiene a uno di questi gruppi sanguigni. La distribuzione a livello del mondo è abbastanza differente, però più o meno rimane uguale. In Italia il 40% delle persone appartiene al gruppo 0, il 36% al gruppo A, il 17% al gruppo B e il 7% al gruppo AB. Il gruppo ricevente per eccellenza è il gruppo AB. Il gruppo donatore per eccellenza invece è il gruppo 0, in modo particolare il gruppo 0 negativo. E fra l'altro mio nonno era 0 negativo. Ma andiamo subito alla seconda. L'alcol è cancerogeno? Per quanto io voglia bene a questa bottiglia di Marcello, che è Lambrusco, se volete sponsorizzarmi. Il problema più grande per la carcinogenesi dell'alcol non è il fegato, ma sono tutti quegli apparati che vengono a diretto contatto con l'alcol, ovvero l'esofago, la faringe e la laringe principalmente. Infatti quella sensazione di bruciore che sentiamo quando si fa uno shot di vodka liscia ad esempio, che non è buonissimo, però quello è l'alcol che sta danneggiando i tessuti appunto dell'esofago. Questo danno di conseguenza potrebbe portare allo sviluppo di un tumore. La terza è una curiosità a tutti gli effetti, e cioè che Albert Einstein è morto per un aneurisma aortico. Albert Einstein, quello della mela, penso che ce l'abbiate presente, è morto per un aneurisma aortico addominale. Al tempo, e stiamo parlando intorno al 1949, non erano ancora state sviluppate delle tecniche di chirurgia per ovviare al problema o cercare di curare un aneurisma aortico addominale. Infatti al tempo si avvolgeva del celofan, sì, cioè proprio quello da cucina del celofan, attorno all'aneurisma in modo che si creasse fibrosi e si sperava che rendesse le pareti dell'aorta più resistenti, o almeno attorno a quelle dell'aneurisma, appunto in modo che fosse meno probabile che l'aneurisma si rompesse. Diciamo che il celofan non ha molto retto e Albert Einstein è morto. Mettete mi piace a questo video se anche voi conoscete Albert Einstein. Cioè, immagino che... Dai, quindi mettete mi piace. La quarta probabilmente è il titolo di questo video, un po' clickbait, scusate. Però è una domanda che è effettivamente una leggenda metropolitana che ho sentito più e più volte. E cioè, masturbarsi fa diventare ciechi? Non esiste alcuna prova scientifica che stabilisca una relazione fra il masturbarsi e diventare ciechi. Però questa, potremmo dire, falsa informazione nasce addirittura nel 1712. Quindi immaginate le leggende metropolitane quanto vanno avanti. Oggi invece praticamente tutti i medici e gli studiosi concordano sul fatto che non ci siano dei danni alla salute per appunto la masturbazione, e nello specifico non ci sia una relazione fra masturbazione e cecità. La quinta, e questa quando l'ho scoperta ho pensato wow, cioè voglio andare a vederlo, è il museo medico di Sri Raj, probabilmente l'ho storpiato questo nome, a Bangkok in Thailandia. Questo museo della morte, proprio come lo chiamano i thailandesi, si trova fra le mura dell'ospedale più antico di tutta la Thailandia. E uno degli oggetti mostrati probabilmente più interessanti è questa testa, letteralmente mozzata e conservata. Però perché è interessante? Non solo perché è una sezione letteralmente del cranio di una persona, quindi vedi tutte le ossa, il cervello e tutto quanto, ma questa testa è stata mozzata a metà per mostrare il percorso di un proiettile all'interno del cranio di quella persona che ovviamente è morta. Qui vi metto una foto, anche se non si capisce benissimo dalla foto, però si vede la scia del proiettile all'interno del cranio. Wow, veramente assurdo. Un giorno ci andrò e aspettatevi un video se ci andrò.
Se queste curiosità mediche vi sono piaciute, mettete mi piace e commentate se le sapevate, se avete altre curiosità a cui magari potrò dare risposta in un prossimo video. Andate a seguirmi su Instagram, faccio dei video su curiosità mediche, su curiosità sul mondo della salute, ma anche degli sketch comici a tema università, studio. Quindi ci sono davvero tanti contenuti, andate a seguirmi, iscrivetevi al canale. Stay healthy. Ciao.